hello quick introduction in english because this is a video for beginners first of all i wanted to say that um, if you have no idea who i am uh, this project is mainly aimed at people who are learning italian and who already have let's say an intermediate level but recently i have been making or producing some more beginner let's say beginner materials and so i made a whole series of 5 episodes which consist of basically postcards that's what i call them 5 postcards or cartoline from different places which are written in very simple plain italian and are great for learners listen to the postcards read the postcards you can find the transcription in the in the description of this video and the translation in English. You're going to hear the slow version first, and then the fast version uh, after for every postcard. Hope you like the postcards. And if you are an intermediate learner, or, or if you think the postcards are too easy, first of all, I think you can still get something out of them because even if you are at a more at a more advanced level, you can still kind of work on the language and kind of try to notice. Lang linguistic features of the text instead of just enjoying what I'm talking about and trying to understand what I'm saying. So it's very good to go back to easier materials, even if you are, uh, you know, if this stuff is easy for you. Second of all, I have another series that I've already posted here on YouTube of five letters, which are a little bit more advanced. So yeah, enjoy them and yeah, have fun. Ciao. Sono Erika. Oggi vi leggerò un breve testo per principianti. Lo leggerò prima lentamente e poi a velocità naturale. Cominciamo. Cartolina dalla montagna Caro podcast italiano. Ti piace la montagna? A me piace molto, sia in inverno sia in estate. Oggi nevica e fa molto freddo. I prati e gli alberi non sono verdi, ma coperti di neve bianca. Nel cielo ci sono nuvole grigie. Molte persone stanno sciando. Io non so sciare, ma voglio imparare. Mio fratello, invece, sa sciare molto bene e vuole insegnarmi. Ora vado al bar, mangio un panino e bevo una cioccolata calda e dolce. Un saluto, Erika. Ora un po' più veloce. Cartolina dalla montagna. Caro podcast italiano, ti piace la montagna? A me piace molto, sia in inverno sia in estate. Oggi nevica e fa molto freddo. I prati e gli alberi non sono verdi, ma coperti di neve bianca. Nel cielo ci sono nuvole grigie. Molte persone stanno sciando. Io non so sciare, ma voglio imparare. Mio fratello invece sa sciare molto bene e vuole insegnarmi. Ora vado al bar, mangio un panino e bevo una cioccolata calda e dolce. Un saluto, Erika. Cartolina dal mare. Caro podcast italiano. Oggi sono al mare. Fa molto caldo. Il cielo è azzurro. E la spiaggia è bianca e bellissima. L'acqua del mare è blu e salata. Ci sono molte famiglie. I bambini giocano con la sabbia. Gli adulti parlano, ridono o dormono. Io leggo un libro e ascolto il suono delle onde, che è molto rilassante. Non voglio tornare in città. Un abbraccio. Erica. E ora un po' più veloce. Cartolina dal mare. Caro podcast italiano, oggi sono al mare. Fa molto caldo. Il cielo è azzurro e la spiaggia è bianca e bellissima. L'acqua del mare è blu e salata. Ci sono molte famiglie. I bambini giocano con la sabbia. Gli adulti parlano, ridono o dormono. Io leggo un libro e ascolto il suono delle onde che è molto rilassante. Non voglio tornare in città. Un abbraccio, Erika. Cartolina dal lago. Caro podcast italiano. Sono in vacanza al lago. È primavera, la temperatura è perfetta. Di giorno il lago è azzurro come il cielo. E intorno ci sono tanti alberi e piante con i loro fiori colorati. Il paesaggio è fantastico. Spesso ci sono delle barche in mezzo al lago, alcune grandi, altre più piccole. Mi piace molto guardare il lago al tramonto. Il cielo diventa di colore rosa e arancione, mentre il sole scende lentamente. Ora è sera e piove. L'acqua sembra nera, come la notte. A presto, Erika. Ora un po' più veloce. Cartolina dal lago. Caro podcast italiano. Sono in vacanza al lago. È primavera, la temperatura è perfetta. Di giorno il lago è azzurro come il cielo e intorno ci sono tanti alberi e piante con i loro fiori colorati. Il paesaggio è fantastico. Spesso ci sono delle barche in mezzo al lago, alcune grandi, altre più piccole. Mi piace molto guardare il lago al tramonto. Il cielo diventa di colore rosa e arancione, mentre il sole scende lentamente. Ora è sera e piove. L'acqua sembra nera come la notte. A presto, Erika. Caro podcast italiano, sono venuto a trascorrere il weekend nella mia casa di campagna. Qui, lontano dai rumori della città, ci sono calma e pace. La giornata è un po' ventosa, ma non fa freddo. Nel cielo non ci sono nuvole. I prati stanno diventando sempre più verdi e profumati. Stanno anche nascendo i primi fiori della primavera. Nel mio giardino c'è un grande albero di mele, ma i suoi frutti non sono ancora maturi. Nei campi sta iniziando a crescere il grano dorato. Io mi sto riposando nel mio giardino, ascoltando in silenzio i suoni della natura. Vieni presto a trovarmi. Un caro saluto. Davide. E ora risentiamo la stessa cartolina, ma a velocità normale. Caro podcast italiano. Sono venuto a trascorrere il weekend nella mia casa di campagna. Qui, lontano dai rumori della città, ci sono calma e pace. La giornata è un po' ventosa, ma non fa freddo. Nel cielo non ci sono nuvole. I prati stanno diventando sempre più verdi e profumati. Stanno anche nascendo i primi fiori della primavera. Nel mio giardino c'è un grande albero di mele, ma i suoi frutti non sono ancora maturi. Nei campi sta iniziando a crescere il grano dorato. Io mi sto riposando nel mio giardino, ascoltando in silenzio i suoni della natura. Vieni presto a trovarmi. Un caro saluto. Davide. Cartolina da Roma. Caro podcast italiano. Sei mai stato a Roma? Roma, come sicuramente sai, è la capitale d'Italia ed è una città molto vecchia e storica. A Roma ci sono tante rovine di edifici costruiti ai tempi degli antichi romani. Sicuramente conosci il Colosseo. È forse uno dei luoghi più famosi al mondo. Ma oltre al Colosseo ci sono tanti altri posti famosi in tutto il mondo. Il Pantheon, Piazza Navona, la Fontana di Trevi, la Basilica di San Pietro. Di Roma, oltre alla storia, mi piace anche che ci sono molti parchi belli ed eleganti, come i giardini vaticani, villa borghese e tanti altri. Se non sei mai venuto a Roma, devi assolutamente venirci. Non per niente la chiamano la città eterna. Un saluto da Roma, Davide. E ora leggerò la cartolina di nuovo, ma questa volta a velocità naturale. Caro podcast italiano, sei mai stato a Roma? Roma, come sicuramente sai, è la capitale d'Italia ed è una città molto vecchia e storica. A Roma ci sono tante rovine di edifici costruiti ai tempi degli antichi romani. Sicuramente conosci il Colosseo. È forse uno dei luoghi più famosi al mondo. Ma oltre al Colosseo ci sono tanti altri posti famosi in tutto il mondo. Il Pantheon, Piazza Navona, la Fontana di Trevi, la Basilica di San Pietro. Di Roma... Oltre alla storia, mi piace anche che ci sono molti parchi belli ed eleganti, come i giardini vaticani, villa borghese e tanti altri. Se non sei mai venuto a Roma, devi assolutamente venirci. Non per niente la chiamano la città eterna. Un saluto da Roma. Davide. Questo era tutto per oggi. Grazie per l'ascolto e ci sentiamo nella prossima cartolina. Ciao.